Abbiamo preso un gol fortuito su un tiro che andava ampiamente fuori, è stato deviato, ha ingannato, ha messo fuori gioco più che ingannato il portiere. E poi naturalmente diventa tutto più complicato, anche se i ragazzi hanno cercato di giocare, di costruire, di ripartire. Giocavamo contro una squadra forte, potevamo fare meglio la finalizzazione di tante ripartenze che abbiamo avuto le nostre occasioni. E niente, poi è normale che nel secondo tempo ci si sfilacci un po' e poi l'espulsione ci ha definitivamente tagliato le gambe, nel senso che comunque stavamo bene in campo, stavamo cercando di costruire, avevamo avuto un paio di occasioni importanti e niente, poi è diventato tutto più difficile. L'impegno ovviamente c'è stato come sempre, però proprio dal punto di vista dei tiri in porta, delle occasioni sul taccuino, non è che sia stato poi tanto, ci sia stato tanto da scrivere, ecco, proprio quello che ne è oggi della partita. No, abbiamo avuto tante premesse per poter concludere meglio, abbiamo avuto tantissime ripartenze, tantissime volte siamo andati nell'uno contro uno sugli esterni, abbiamo magari crossato, la palla non è stata precisa, però siamo arrivati lì tante volte, poi magari di conclusioni vere non ce ne sono state tante, più per demerito nostro che per merito poi dei difensori dell'Avellino.